Ad una nuova puntata di Talking with Friends, questa volta Open Edition. Come vedete, non sono da sola, con me ad aiutarmi in questa avventura degli Open c'è sempre lui che mi ha aiutato anche nel pre-fall series, la nostra penna Guido Guainazzo. Ciao Guido. Ciao, ciao Karen, buonasera a tutti. E chi abbiamo per proprio l'esordio di questo Open? Io direi un veterano degli Open. Chi meglio di lui ci può raccontare, insomma, quello che è stato attualmente e quello che, insomma, è successo negli anni passati? Insomma, chi è il master dei master dei nostri italiani? È il nostro Giulio Silvino. Ciao Giulio! Ciao a tutti, ciao ragazzi, Ciao come va? Giulio! Bene, grazie. E te, Giulio? Bene, bene, sì. Diciamo, quest'anno è l'anno che vivrò più serenamente gli Open. Raccontaci perché, Giulio. Bravo. Perché mi sono preso un anno sabbatico, quindi farò gli Open giusto per farli, per divertirmi, per lo spirito di community e non, comunque sia, non, con nessuna ambizione, solo per divertimento e Sì, per mettermi alla prova. mi ricordo che quando ci siamo visti, appunto, parlavo delle Fall Series, che abbiamo fatto quattro chiacchiere, un'intervista lampo, tu mi hai raccontato appunto che ti eri preso proprio molto in relax i tuoi allenamenti dopo appunto le precedenti dell'anno scorso, insomma, ai Games, dove insomma hai detto voglio riprendere gradualmente e mi confermi insomma che continui con questo spirito quest'anno. Sì, diciamo che dopo 5 anni, preparare games per 5 anni consecutivi, diciamo che è abbastanza impegnativo, sia a livello fisico che mentale. Quindi ho preferito, visto che le energie incominciavano un po' a A venir scarseggiare. meno, sì, a scarseggiare, ho detto, beh, qui ci vuole un anno di pausa, e ricarichiamo le pile e proviamo il prossimo anno quando sarò nella categoria Master 50. È vero, perché questo sarebbe insomma l'ultimo anno del Master 49, giusto? 40, Veramente 45, sarebbe, sì, veramente sarebbe il primo dei Master 50, 40. Ah, però già io sono nato a rientreresti. settembre, Ah. no, io sono nato a settembre, quindi i Games sono ad agosto, quindi compio 50 anni a settembre, quindi sono svantaggiato da questo punto di vista. Ah, ecco. Però Vuol tu, dire ma. che il prossimo anno regalerò un anno agli altri, però non fa niente. Posso farti una domanda subito, visto che hai toccato Sì. un argomento che io amo particolarmente da praticante CrossFit, il fatto che affronterai gli Open, diciamo, per spirito di community in particolare, o comunque per Sì. spirito CrossFit, ecco, questa è una cosa che a me piace tantissimo. Volevo chiederti un po' come tu vivi e com'è, diciamo, il tuo modo di vedere il CrossFit, il tuo spirito CrossFit, ecco, come lo vivi? Guarda, l'approccio è lo stesso come se dovessi fare un WOD per qualificare i miei games. La differenza è che il mio livello di fitness adesso è più basso rispetto a quello di quando, diciamo, mentalmente e fisicamente inizio la preparazione a settembre per gli Open. Però l'approccio al workout è lo stesso, cerco di vedere un ritmo sostenibile per, ad esempio, questo workout, che era un workout tondo, diciamo, dove tutti i round erano uguali, cerco di vedere qual è il massimo ritmo sostenibile, cioè, faccio un piano e cerco di mantenerlo per tutto il workout. Che vivevi appunto essendo il tuo livello di fitness più basso, la vivi in un modo diverso l'open di No, diciamo, quest'anno. l'approccio al workout, sì, l'approccio al workout è lo stesso, diciamo che non vivo, che so, per andare a guardare il giorno dopo la leaderboard, cioè, non mi interessa. Quest'anno magari guarderò la leaderboard alla fine degli Open, senza fare nessun calcolo, senza fare Ok. il redo del workout, lo provo una sola volta e cerco di dare il massimo in quel tentativo e basta. Cioè, non, E poi se alla fine ti qualifichi lo il stesso, resto cosa della fai? settimana mi alleno. E se alla fine Non ti ci qualifichi vado lo stesso? quest'anno. Non ci vado, ma no, sul serio. Perché il problema non è qualificarsi, il problema è poi andare, cioè, nel senso, Certo. mantenere una gara come i Games non è la gara solo quei 4 giorni a Madison. La gara dei Games inizia a settembre, subito dopo quando finiscono i Games, iniziano di nuovo la preparazione per i Games,
da settembre ci sono gli Open, ci sono gli Edge Qualifier e poi ci sono i Games. Quest'anno c'è uno step in più per i Master, che sarebbero le semifinals, e poi ci sono gli Edge Qualifier, quindi ancora più impegnativo. E il problema non è tanto quello di quando è condizionato, o devi essere un top athlete che riesce a qualificarsi anche con il suo bottom level, oppure devi stare sul pezzo per tantissimo tempo, quindi è duri, è molto dura. Parliamo però appunto di, come stavo per dire prima, parliamo appunto di questo primo workout, di questo 22.1. Ricordo brevemente, ma ormai chi insomma non sa cosa c'è, cosa nel 22.1, ma lo vado a ricordare, che è un AMRAP di 15 minuti dove ci sono 3 wall walks, 12 dumbbell snatch e 15 box jump over con lo step down obbligatorio. Sì. Giusto, diciamo che è un workout che, non so, parlo io da utente, che non ti permette una strategia particolare. Tu come l'hai approcciato, Giulio? Ovviamente sì, c'è una strategia per questo workout. Questo workout è abbastanza, è una tipologia di workout dove già secondo round sembra che ti dà una sensazione di fatica, che comunque sia, se dici vabbè tiro un altro round e ce la fai, ok, tiro un altro round, ti accorgi dopo i primi 5 round che comunque il livello di fatica è sempre lo stesso, se sei al tuo massimo ritmo sostenibile. Se vai fuori giri, logicamente dopo questo workout non devi fermare. La strategia di questo workout è fare un primo tentativo dove dal pacing test che riesci a fare, ti dai un più o meno una fai un'idea di qua round. Io mi sono fatto, ho visto quanto in 15 minuti per quanto dovevo fare una wall walk, quanto dovevo impiegare per fare una wall walk. Ho visto quanto dovevo impiegare per fare i 12 dumbbell snatch, ho visto quanto dovevo impiegare per fare i 15 box jump step down e ho visto che potevo girare su un minuto e 40 round. Mi sono impostato un EMOM su un telefonino di un EMOM 40, ho girato esattamente un EMOM 40 per tutto il workout e alla fine mancavano 12 secondi, non ho sprintato perché, come appunto vi dicevo, quest'anno cioè non ho bisogno di andare a cercare la prestazione, ma mi accontento di fare il workout così come viene. Se avessi voluto riprovarlo e avrei voluto migliorare lo score, sicuramente provavo a girare a 1,35, perché ho visto che il livello di fatica che ho provato girando a 1,40 era sostenibilissimo per tutto il workout. Quindi magari stringendo un po' più i denti, conoscendo la tipologia di fatica che devi affrontare, quindi conoscendo il workout, sicuramente a 1,35 potevo girare. E qual è stato quindi il tuo score finale? 9 round, 270 rep. Allora, per uno che insomma se la voleva prendere con tranquillità, Guido, sei abbastanza andato, bravo. Beh, non c'era bisogno di me per dirlo, ecco. Ma ecco, una cosa che io ho sempre notato agli Open, che almeno io personalmente, ma io sono ovviamente un utente normalissimo, che a Redo tendenzialmente c'era un grande gap di crescita. Io forse, non essendo professionista, non ero così bravo come te a capire, diciamo, il pacing prima ancora di iniziare. Però sicuramente il Redo aiutava moltissimo. Quindi immagino che negli anni in cui ti sei qualificato tu l'abbia sfruttato, o no? No, gli anni scorsi ho sempre fatto, nel Redo mi sono sempre migliorato, perché considera che comunque il primo tentativo, anche facendo una quadra ben precisa di quanto si può girare a round oppure del pacing da mantenere, comunque andando a riguardare il video ti accorgi magari delle transizioni troppo lunghe, ti accorgi di magari alcuni movimenti migliorabili,
alcuni passi, alcuni, quindi tutto che alla fine ti porta a guadagnare dei secondi. E, ad esempio, una cosa molto importante sono le transizioni, cioè lasciare un esercizio, interrompere, finire i 15 step down e subito buttarsi a terra per ricominciare a fare i wall walk. E, è molto utile avere una persona a fianco che ti conta i tempi di recupero durante le transizioni. Ad esempio, finisci, scendi, metti il piede sotto dal box, e c'è la persona a fianco che ti conta 5, 4, 3, 2, e tu all'1 riparti. Quello è importantissimo. Cioè, sono tutte piccole cose che alla fine sul redo ti portano a guadagnare, a fare un bel incremento, anche se al primo tentativo hai fatto un buono score. È sempre migliorabile, Eh sì. soprattutto perché già a che cosa va incontro, quindi è già abituato a quel tipo di fatica e quindi non si adatta un pochino, si adatta. E anche la testa, sai dov'è il momento più duro? Ad esempio, per me questo workout è iniziato dopo 10 minuti, dai 10 minuti in poi ho cominciato a soffrire abbastanza. Per mantenere 1 minuto e 2 secondi al round ci ho dovuto mettere la testa. Mentre invece prima, diciamo, era un po' più gestibile, prima dei 10 minuti. Come dice il tuo coach Fuzzi, Sì. insomma, che lui ci tiene tantissimo al pacing, è proprio il suo cardine, no? Della preparazione dei workout, appunto, in questo caso, appunto, del test degli Open, per lui è fondamentale. E quello che dice sempre di appunto, tu sai meglio di me, appunto, di fare un massimo ritmo sostenibile, non mi veniva il termine, appunto. Senti, invece, abbandonando il 22.1, tu appunto che di Open nei fatti, adesso è cambiato, non c'è più Castro e quindi insomma era un po' lui quello che insomma l'artefice, l'organizzatore, il direttore di tutto ciò, no? Cosa prevedi per il 22.2? Cioè ci sarà ancora un pochino la sua impronta su questi workout o appunto qualche news, novità secondo te? No, allora, da quanto ne so io, i workout, tutte le fasi successive sono già stati tutti scritti da Castro. Ah, ok. Quindi la sua impronta per questa edizione dei Games sarà sempre la sua. La mano che ha scritto il workout sarà sempre la sua. Tu dimmi, raccontami di questo 22.2 che secondo te Allora, insomma. 22.2 mi aspetto sicuramente sbarra bilanciere. Sicuramente, sbarra e bilanciere, forse con burpees, sbarra, bilanciere e burpees, ma comunque mi aspetto più una coppia di esercizi, non un triplet, un couplet, non un triplet. Quindi mi aspetto sbarra e bilanciere. E come dominio di tempo, secondo te, è sempre un AMRAP, un EMO? Io penso un short time, non molto lungo, sui 9 minuti. Oppure c'è la possibilità di un doppio workout, una parte A non molto lunga, sotto i 10 minuti, e poi un complex, secondo me solo snatch. Secondo me solo snatch. Però questo è più, Ancora forse più sul snatch nonostante il 22. dumbbell snatch che c'è stato questo giro? Vabbè, che è un altro esercizio, ovviamente, però. Sì, è un altro esercizio, sì, col bilanciere, sì. Io penso sul 22.3 sia un workout con una parte A e una parte B. Il 22.2 sarà ancora un workout singolo, e un dominio di tempo non molto lungo, penso sui 9 minuti. Parliamo invece adesso dei nostri italiani che hanno appunto fatto il primo WOD, che non si sono piazzati male. Tu, Giulio, qualche previsione per i nostri giovani? Secondo te qualche ragazzo ce la farà ad arrivare ai Games? Diciamo Rico Zenoni già ha fatto molto bene, questo primo workout è andato fortissimo, Sì. quindi lo vedo bene, lo vedo almeno cioè, in grado di arrivare alle semifinals, lo vedo in grado di arrivare alle semifinals.
Poi penso che chi abbia la possibilità di qualificarsi per i Games da Master sia Marina Novelli, e la Roggio, anche la Roggio, e poi non so chi altro, vedremo più avanti. Appunto mi viene in mente adesso velocissimamente di chiederti, hai parlato del Wudapalooza, che è stato un pochettino l'esploit di questi super team dove alcuni individual appunto si sono messi insieme e hanno fatto questi team abbastanza forti. Sull'onda appunto del Wudapalooza vedo che anche per quanto riguarda i Games si stanno preparando dei team abbastanza forti. Tu cosa ne pensi a riguardo, Giulio? È normale che magari atleti individual molto forti tipo Annie, che magari non vuole più gareggiare da individual, si mette alla prova con un team o voglia un team super competitivo per andare magari a giocarsela con il team di Froning, che ha il dominio da tantissimo tempo, da 6 anni a questa parte, è sempre sul podio. Quindi è normale che cioè, atleti di quel livello, anche Froning non fa il team con tutti, fa il team solo con atleti di un certo livello. Così sta cercando di fare un team super competitivo, così come al Wudapalooza Olsen, Smith e Meyer erano stratosferici. Tu invece che qualche curiosità da chiedere al nostro Giulio? Beh, volevo sapere, tu hai detto che dopo, tornando velocemente al workout del 22.1, hai detto che hai sofferto dopo il 10° minuto, vabbè, ci sta, tendenzialmente uno normale intorno all'ottavo, nono minuto inizia a andare un po' in difficoltà, ma qual è l'esercizio più pesante? Perché io personalmente ho sofferto tantissimo i wall walk, li soffro sempre tantissimo, li trovo un esercizio devastante. Io il box jump step over ho soffritto tanto, perché mi si alzavano tanto i battiti e poi quando tornavo sulle wall walk c'erano altissimi, facevo fatica sui da sali per poi step down. Quindi sì, diciamo che quello che ho accusato di più il box step down. Dicevo ragazzi che notavo appunto facendo un po' andando a vedere, perché non mi ricordavo benissimo quello che era stato i workout dell'anno scorso, appunto riparlando di questo 22.1, diciamo che c'è stato un po' un mix di appunto di quello che erano i primi due workout, almeno alcuni movimenti che erano stati l'anno scorso, che erano appunto i wall walks, maledetti wall walks che c'erano anche l'anno scorso nel primo, e i dumbbell snatch che c'erano anche nel secondo WOD del 21. Sì, del appunto. Quindi, come dicevi tu, magari se c'è questa mix di cose di che appunto tu prevedi nel 22.2, appunto mi ricordo che l'anno scorso forse il terzo workout appunto c'erano thruster, front squat, magari ce le ritroviamo anche in questo 22.2. I thruster arriveranno, bar, tanto vedo. Sì, sì. Sì, thruster arrivano. Non c'è un open senza thruster. Esatto. Arrivano sicuro. Sicuramente. Quindi, insomma... Invece un esercizio, scusate se vi interrompo, un esercizio che è sparito, che comunque si usa sempre meno, uno strumento che si usa sempre meno, ho notato che è la kettlebell. Cioè sta sparendo anche dai box, no? Sì. Ma diciamo che all'interno dei box si usa sempre meno. Sì, diciamo magari quasi solo esclusivamente l'American Swing, però sì, nei workout, nelle gare, guarda, l'unica gara che mantiene sempre le kettlebell è l'European Master Throwdown. Diciamo Est Europa, hanno la cultura delle kettlebell, loro sì, mantengono sempre almeno un workout con qualche esercizio con due kettlebell.
Sì, infatti. Effettivamente noto che sta sparendo ovunque. Io ultimamente ho girato un sacco di box per una serie di ragioni personali e è difficilissimo che riesca a trovare la kettlebell da qualche parte. Invece una cosa che mi appunto prima di concludere questa insomma breve chiacchierata un po' tumultuosa per questo collegamento, ma ce la faremo, appunto tu hai detto, Giulio, che quest'anno te la prendi tranquillamente, insomma lo fai, ma ovviamente non hai quel focus dei games. E invece farai anche così un qualche gara giusto per appunto da mantenere un po' quello spirito un po' agonistico, o anche su quel lato lì tu ti terrai un po' tranquillo? No, 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 quest'anno sì, voglio fare qualche gara. Allora, abbandonare tutte le competizioni per un anno intero, poi è difficile ritrovare l'attitudine mentale per tornare, anzi, anche a preparare solo una gara. Quindi no, no, quest'estate farò diverse gare, tutte concentrate nei mesi estivi. Tra cui una gara a team con saremo io, Antonio Sala, Marina Novelli e Valentina Bisogno in Sardegna. Ti piace vincere facile? Dove ci sarà anche il team di Froning. Vabbè, ok, allora no, forse no. Sì, noi sì, gareggiamo master, noi gareggiamo come categoria master. Vabbè, come ti dicevo, cioè, gli atleti forti devono fare team con altri atleti forti, se no... E certo, non c'è, diciamo, gusto. Non c'è gusto, no. Quindi ti vedremo, Giulio, in Sardegna con questo master team, chiamiamolo così, a confrontarti con il nostro, con come lo chiamano, come lo chiama il nostro coach? Il re. Il Deus Ex Machina. E quindi... Chi è il vostro coach? Il nostro coach Daniele, quello Daniele Masiello di Full Gear, che insomma lui lo chiama Sua Maestà in Froning, esatto. E quindi sì, beh, il re è vero, sì, il re. Re. Esatto. Ma senti, Tommy, una curiosità, appunto tu l'avrai incrociato più di qualche volta, perché insomma avendo fatto i games ti sarà capitato, ma mantiene proprio questa sua questa aurea di regale? No, allora, quando è in area warm-up è inavvicinabile, anche se ti avvicini per fare una foto, non, cioè è concentratissimo, fa finta di non vederti. Invece subito dopo il workout oppure nell'area relax, tranquillissimo, disponibilissimo, cioè non, proprio la mano, non se la tira per niente. È una persona super concentrata, che non sei il primo, sì, che me lo dice, che insomma che ha avuto l'occasione di incontrarlo. E così, insomma, ragazzi, è il personaggio. Deve essere così. Deve essere così, è vero. Deve essere così. Deve essere così. Per concludere, Guido, vogliamo fare un'altra domanda al nostro Giulio? Chi vedi bene per i Games quest'anno in generale, fra i vari atleti, anche non italiani ovviamente? Madeiros è sempre l'uomo da battere. Bellner, anche adesso al Vuodappalusa, si è confermato, diciamo, un suo degno antagonista. Vero. Però vedo sempre lui come l'uomo da battere. Io ho visto l'altro anno quasi tutti i workout dal vivo, ed è veramente come Fraser. Si vede che ha quella marcia in più che quando vuole riesce a fare quel balzo che gli permette di vincere il workout. Sì, è la stessa sensazione, sì, che ho avuto io. Ho rivisto il primo Fraser che ha vinto i Games, quello dei primi due anni, che ancora non era ultra dominante come magari negli ultimi due anni, ma che comunque arrivava sempre davanti alla fine. Sì, arrivava, sì, sempre, esatto, lì. Sì, esatto, super completo, esatto, super consistente, sì, diciamo che poi giovanissimo, quindi tutto dalla sua parte.
È vero, vero. Bene, con questa previsione di Giulio, insomma, che c'ha, insomma, lui, ripeto, il nostro veterano, quindi, insomma, non potevamo non iniziare con lui e raccontarci un po' i suoi open, le sue tattiche, quello che è stato, il futuro, insomma, è stato una, ripeto, una chiacchierata, un po' taglio e cuci, questo sarà questo, questa puntata di Talking with Friends, ma va benissimo anche così. Insomma, Giulio, grazie mille per la tua disponibilità. Insomma, ci risentiamo, vediamo un po', insomma, anche se divertendoti, come ti vai, come ti piazzerai quest'anno. Va bene, va bene. Diciamo che già guardando la classifica italiana di questo primo workout, già il sistema nervoso incomincia a girare un po' più forte, quindi vedremo i prossimi workout. È vero, è vero. Ricordati bene. Che i dammi sportano bene, È vero, come hai no. ragione. Hai ragione. Va bene. Allora, ragazzi, bene. È stato un piacere fare questa chiacchierata. E anche per noi. Ci vediamo presto, ci sentiamo presto, o in gara o magari in un'altra intervista. Mi fa sempre piacere sentirvi. Quello sicuramente. Allora, insomma, ciao Giulio e ci sentiamo e ci vediamo presto. Buon divertimento. Okay. Ciao, per ragazzi. Questi.